questa giornata che ha cambiato il volto dell'Italia? 2 giugno del 1946, quando la Seconda Guerra Mondiale era ormai via finita, gli italiani vennero chiamati a votare attraverso il referendum, indetto a suffragio universale, per esprimersi su quale forma di governo preferivano. E così, il 2 giugno di 75 anni fa, tutti gli italiani che avevano diritto a votare andarono a votare. A tutti fu consegnata una scheda sulla quale bisognava mettere una croce per scegliere tra repubblica e monarchia. All'epoca, infatti, c'era ancora la monarchia, ma gli avvenimenti tragici della guerra avevano gettato le basi per un cambio di governo. Gli italiani scelsero la Repubblica di Savoia, la famiglia reale vennero esiliati. Il giorno 2 giugno l'Italia divenne una repubblica e da quel giorno ogni anno si celebra la festa della Repubblica. La monarchia è una forma di governo in cui il capo dello Stato è un re o un imperatore, una regina o un'imperatrice, designato a vita in virtù di successione ereditaria. Nella Repubblica la sovranità appartiene al popolo, così come era anche nell'antica Roma. Il termine deriva dalle parole latine res e publica, che vogliono dire cosa pubblica, cioè di tutti. Il referendum del 1946 segnò un'importante svolta, anche perché per la prima volta votarono anche le donne. Bisogna infatti pensare che fino ad allora le donne non avevano gli stessi diritti degli uomini, dal momento che era loro negato il diritto di voto. Da quel giugno 1946, donne e uomini sono stati considerati uguali. E un articolo della Costituzione ha poi definito meglio questa uguaglianza. La festa della Repubblica viene festeggiata in tutto il mondo. Nelle ambasciate italiane vengono invitati i capi di governo per feste e celebrazioni. E in Italia l'evento viene celebrato con una grande parata che si tiene a Roma. Le celebrazioni per la festa della Repubblica Italiana coinvolgono le forze armate, le forze di polizia della Repubblica, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale della Croce Rossa Italiana ed alcune delegazioni militari. Il cerimoniale ufficiale della festa della Repubblica prevede la disposizione di una corona d'alloro in omaggio al milite ignoto, dell'altare della patria che si trova a Roma in Piazza Venezia, da parte del Presidente della Repubblica e l'esiliata delle forze militari lungo i fori imperiali a Roma. Nel pomeriggio vengono aperti al pubblico i giardini del Palazzo del Quirinale.